Buonasera e bentrovati agli amici di Facebook. Spero di parlare a voce abbastanza alta perché sono senza microfono, però la mia voce è bella stentorea, ve la ricordavate? Mi avete molto chiesto le ragioni di più di un mese di sospensione. Stavo meditando sulla sorte, di questa striscia perché vorrei trasformarla in qualcosa di più forte, di più serio, di più professionale se volete. Nel frattempo che meditavo, mi sono un po' riposata, ma nel frattempo abbiamo anche deciso di riprendere e poi vi terrò mano a mano al corrente dei cambiamenti che intendo adottare, di come vorrei far diventare questa striscia un vero e proprio giornale online che voi potete, a parte i live, consultare per l'intera giornata con contributi non solamente miei, ma anche di altre persone interessanti che possono dire cose importanti e che magari sono fuori dai grandi giornaloni. Oppure ci sono anche dentro, ma tanto voi, i grandi giornaloni, non li leggete più, non avete più la voglia di andare a cercare cose buone e cosa non è buono. E posso dirvi quello che penso? Mi dispiace, ma fate bene. Allora, vi introduco aspettando che arriviate, perché torniamo dopo tanto tempo, non mi aspetto un pienone, però piano piano ci torneremo. No, sei già 800, quindi. Meno male che sono già 800, sono contenta. Allora, vi leggo le cose che ho scritto rapidamente come argomenti. Vado a braccio oggi così. Allora, tutte le balle sul coronavirus spacciate dal nostro governo che assomiglia a quello cinese. Le sardine, dopo l'allegra foto con Benetton, chiedono scusa ai severi censori della sinistra dura e pura. La quale sinistra dura e pura vorrebbe anche le scuse del grande Giulio Meotti, che è uno che scrive sul Foglio e che è uno dei casi che ho detto prima, andrebbe il Foglio spulciato per trovare Giulio Meotti, che ha osato raccontare la vera storia del dottor Mengele, apriti cielo, ha, come vi posso dire, offeso il politically correct ebraico a cui stava bene Benigni, che trasformava in barzelletta la Shoah e i campi di concentramento, ma le ricostruzioni intelligentissime di un amico degli ebrei di Israele come Giulio Meotti le contesta. Politica lì corretta a tutto spiano, e di questo politica corretta, se non ci ribelliamo, moriremo. Renzi, travestito da Steve Jobs, mi dispiace, non volevo prenderlo in giro, anche perché lo stanno facendo tutti, ma Renzi che passeggia avanti e indietro con la maglietta nera, francamente, mancava stay hungry, stay, come disse Steve Jobs, minaccia di non votare la prescrizione, ma di minacce che poi non si realizzano, è lastricata la sala dell'inferno. E voglio approfittare di questo per raccontarvi la vera storia di quella infame misura che è la fine della prescrizione. Bossi, intervistato da Gad Lerner per La Repubblica, è trasformato in eroe anti-Salvini. Ma vogliamo dire che si tratta di circonvenzione di anziano e ormai incapace perché fuori da tutto e che le cose che gli fa dire Gad Lerner, ammesso che le abbia dette, magari aspetto smentita, confermano che si tratta di circonvenzione, perché non può essere Umberto Bossi che la Lega l'ha fondata, che ci ha tanto combattuto, uno che dice che così si perde, quando la Lega lui l'ha lasciata al 4 e sta sopra il 30, che dite, chissà quanto sopra il 30. Infine, una cosa che mi sono inventata ieri sera a Stasera Italia, poi l'ho messa su Twitter, è andata bene, ora l'ho messa su Facebook, su Instagram, Nordio for President. Mi è venuto in mente ieri sera, parlando appunto della prescrizione e ascoltando le parole di Carlo Nordio, che pure è un ex magistrato e un ex pubblico ministero, ma è una persona onesta, per bene, corretta, che il suo lavoro l'ha sempre fatto nel modo più adeguato. Allora io ho pensato a questa rassegnazione che alligna ovunque, che dice che ci dovremmo prendere il presidente della Repubblica di centro-sinistra, che questo governo, uno analogo, e si trascinerà ancora per quasi 3 anni, ci ammollerà. E allora ho detto, ma no, facciamo un po' così, Nordio for President, vediamo, perché non bisogna rassegnarsi. In questi giorni sono ossessionata da una frase che ha scritto un collega, Massimo Del Papa, citando Fichte, un filosofo tedesco, ma ve ne voglio rapidissimamente parlare. Non è una cosa pesante, faticosa, è così. È una cosa che riguarda la nostra capacità di reagire oltre che di lamentarci, di essere un popolo un po' come quello inglese, assomigliare almeno un po' al popolo inglese, il quale si è ritrovato, finiti i festeggiamenti della Brexit, un accoltellatore musulmano a Londra, la Londra che Sadiq Khan, sindaco pakistano, ha detto che sarebbe rimasta aperta a tutto e a tutti, polemizzando con Boris Johnson. Fatto sta che speriamo che Boris Johnson, una certa politica
giudiziaria dell'Inghilterra sia in grado di cambiarla, perché questo tizio era stato scarcerato nonostante altamente sospetto, lo seguivano due poliziotti, perciò abbiamo fatto quelli che a Roma si chiamano gli affari di Maria Calzetta, due poliziotti che rischiavano la vita, che costano alla comunità, seguivano questo qui, il quale prima ha accoltellato, ha ferito e poi lo hanno seccato, hanno fatto fuori. Non si faceva prima lasciarlo in galera? Scusate, ve lo dice una che è garantista, ma ci sono delle volte che essere garantisti non vuol dire essere fessi, eh? Allora, se ci siete numerosi come io mi auguro, cominciamo, e cominciamo con il coronavirus. Allora, se avete visto i giornali di oggi, avrete capito che c'era, dopo la disperazione dei giorni scorsi, quella che ci ha portato in ritardo vistoso, dopo aver fatto circolare i turisti cinesi per il paese senza il minimo controllo, ci ha portati a chiudere gli aeroporti, a sospendere i voli da e per la Cina, e credo che siamo l'unico paese europeo che l'ha fatto, e ci ha portato, almeno per qualche giorno, fino a che qualcuno non gliel'ha fatto disperatamente notare, a chiudere anche i voli cargo, cioè per la serie, cari imprenditori italiani, tagliatevi direttamente le palle, visto il volume di merci con la Cina, e già ci rimettiamo quello che ci rimettiamo ogni giorno per i turisti e per tutte le altre conseguenze. Dopodiché, cioè, chiaramente la salute viene prima di tutto. Se però l'allarme per la salute fosse rapido, efficiente, silenzioso, ma al tempo stesso veritiero, questo sarebbe il segno di una democrazia da una parte e di una democrazia che funziona. Invece qui abbiamo avuto prima il silenzio, abbiamo ascoltato le puttanate del regime cinese, i ritardi del regime cinese, poi il quale ha informato tutti tardi, quindi anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'ha informata tardi, eccetera, eccetera. La verità sul coronavirus la sapremo nelle prossime settimane, ha tutte le caratteristiche della pandemia. Questo non vuol dire che non sia soltanto una grave influenza, niente a che fare con la gravità del SARS. Dopodiché, all'improvviso, dopo aver chiuso tutto quanto, minacciato tutto, soprattutto qualche giorno fa, sospeso uno scomodo Consiglio dei Ministri, alla fine del quale forse avrebbero dovuto dirci due parole sul crollo del PIL, nell'ultimo trimestre dell'anno appena finito, ecco che stamattina abbiamo scoperto le meraviglie del Sistema Sanitario Nazionale, del Centro di Eccellenza Spallanzani di Roma, che è un centro di eccellenza di malattie infettive. Abbiamo scoperto da soli in due giorni il virus, l'hanno scoperto tutte donne, anche meridionali, e di cui anche una precaria, e Zingaretti, che non fa da un anno e più il governatore del Lazio perché fa il segretario del PD, ci ha anche informato del fatto che come funzionano la sanità nel Lazio non funziona da nessuna parte. Zingaretti, vatti a fare un giretto ai pronto soccorso di Roma, vatti a fare un giretto in certi reparti, facci il piacere. Allora, la storia è questa: il virus è stato isolato in numerosi laboratori di numerose capitali e città universitarie e ospedaliere di diverse nazioni e continenti, tra cui anche lo Spallanzani di Roma. È un lavoro di equip ed è un c'è problemi di audio? È un lavoro di equip ed è un lavoro per verificare l'efficienza del quale, perché non basta isolare un virus, sarà necessario aspettare del tempo, saranno necessarie settimane se non mesi, come hanno correttamente detto ieri i responsabili dello Spallanzani in campagna, vedete, mi è venuto un lapsus, in conferenza stampa loro, invece quest'altri stanno, alzo la voce, questi invece stanno in campagna elettorale perenne e adesso le ricercatrici se le portano a Sanremo che comincia domani. Che orrore! Allora, siccome noi tanto ci scaldiamo per l'orrore della dittatura comunista cinese, sarà bene che certa propaganda degna delle dittature la stigmatizziamo anche quando riguarda il nostro paese, anche quando riguarda la nostra nazione. E questo è lo stato oggi del coronavirus. Un'ultima cosa sul coronavirus: bisognerà mettere mano a un'arma la prossima volta che qualcuno accusa di razzismo coloro che si spaventano, per esempio, di incontrare un cinese. Allora, se ha una paura normale e persino giustificabile, seguono comportamenti di sgradevoli, quella è ignoranza, non è razzismo. Il razzismo è una roba diversa, il razzismo è una cosa seria. A forza di dire che tutto è razzismo, cari compagnucci, alla fine il razzismo vero non ci sarà più, perché nulla sarà così importante da essere catalogato
come razzismo, e tutto sarà tanto catalogato come razzismo che non ci sarà più nessun disvalore della parola razzismo. Questo è quello che penso io, che in certi casi antirazzista mi sento veramente da una vita. Detto questo, passiamo rapidissimamente a Renzi, alla storia della prescrizione che mi fa attaccare a Nordio. Poi se ho dei commenti da leggere, però sul coronavirus forse li devo leggere. Prima di passare alla storia di Nordio, alla storia della prescrizione. Allora, questo governo si fa vivo solo quando deve parlare male di Salvini. Complimenti ai nostri medici, anche se sono mal pagati. Antonia Furlanetto, ridicoli, non dovrebbero andare a Sanremo se avessero dignità. Brava Maria Giovanna, grazie, finalmente grazie. E chi la guarda Sanremo, tantissimi la guardano Sanremo, 11-12 milioni di persone. Anna Novelli, meno male che sei tornata, grazie. Concordo, Nordio è un gran peccato che ce ne siano pochi così, ma perché vanno a Sanremo non è serio, sono state fortunate, adesso si impegnino davvero. Spero di aver spiegato come è avvenuta questa cosa. Alzo il volume più che posso. Intanto sto governo ci sta preparando delle belle sorprese per finire del tutto l'Italia, dice Monica e Rosanna. Ma cade sto governo, non se ne può più. Anche su questo atteggiamento voglio dire due parole dopo. Allora, grazie a tutti quelli che stanno scrivendo. E dicevo, veniamo alla storia della prescrizione. Cosa ha detto Renzi, che fa le sue tirate contro il populismo? In realtà è in grave difficoltà Italia Viva, lui ha fatto cadere il governo, lui pensava di fare un certo, e poi se n'è andato, pensava di occupare stabilmente il centro, ma il centro è una bestia brutta che in un sano paese bipolarista dovrebbe essere assorbito dalle due parti, chiamiamole così. In questa confusione italica c'è già chi parla di un centro democratico a cui mettono mano il Vaticano, Conte, non lo so, ne parleremo nei prossimi giorni. Tutto ciò mi procura un gigantesco orrore, e io spero che gli italiani abbiano chiaro che noi dobbiamo scegliere fra due modi di essere. Ce n'è uno che si sta costituendo in maniera molto, molto seria, perché se i 5 Stelle confluiscono sempre di più sotto la benedizione, diciamo, autorevole e autoritaria di Grillo nel PD, questo non è senza conseguenze per quello che è il PD, un PD grillizzato, un PD che torna indietro rispetto a faticose conquiste liberali e di avvicinamento a socialdemocrazia e laborismo, un PD che si grillizza, un PD che torna a sentirsi una gioiosa macchina da guerra o da pesca, se preferite, visto che parliamo di sardine, quelle che, poi non ci torno più, si sono fatte fotografare con Liviero Toscani e con Benetton, che per carità non c'è niente di male, ma se sei collegato ai duri e puri, e se c'è un problema che riguarda Atlantia, i ponti, la gestione delle autostrade, forse non ti fai fotografare come con un fund, con un racing fund, come se fosse andato a chiedere i soldi a Benetton, il quale giustamente ne approfitta per farsi una foto op e una pubblicità con quelli che vanno tanto di moda come la cosa nuova della sinistra. Io ritengo che togliere le concessioni ai Benetton e ad Atlantia, così come intende fare il Movimento 5 Stelle, sì che Simplicita sia una follia, perché a chi dai? All'ANAS, che è incapace completamente, che non è stata capace di gestire i soldi, miliardi che aveva, però di qua a fotografarsi come se fossero, ripeto, dei finanziatori normali, ce ne passa. E quindi hanno chiesto scusa, come si fa nei regimi leninisti, in cui si fa, ci sono i traditori, ci sono quelli che fanno le pubbliche accuse, poi c'è il collegio dei provvedimenti, poi c'è la pubblica reprimenda, l'autoreprimenda e così via. Hanno chiesto scusa. Vi dicevo invece di Renzi in versione Steve Jobs, con la maglietta nera, che cammina avanti e indietro col microfono in mano e arringa la folla. C'era il coronavirus e quindi la folla poco si è fatta arringare. Le sue previsioni di voto, a quanto dicono i sondaggi, sono basse, sono inferiori alla possibilità di restare in Parlamento. Ecco perché. E in più ha addosso i magistrati. E questo non è una cosa necessariamente da attribuire a lui, ma da attribuire a questo sistema italiano in cui il partito dei pubblici ministeri si ritiene il partito più importante del paese e si comporta come tale. La storia della prescrizione è una storia che sento raccontare in mille modi. Io ritengo obiettivamente che l'anno scorso la Lega abbia fatto male a farla passare, però vorrei ricordare che erano junior partner di un governo in cui ogni cosa era concordata. Era gennaio, erano i primi di gennaio,
avevano a che fare con dei forcaioli giustizialisti che avevano il 32%, perché quello avevano allora, mi pare, dopo le elezioni del 2018, non era cominciato lo sfascio, che credo in parte dobbiamo anche alla Lega e a Salvini, non certo alla grillizzazione oggi dei PD, ma una contrapposizione nel compromesso che c'è stata finché c'è stata. Però cosa hanno fatto? La Lega cosa ha preteso? Ha preteso con Giulia Bongiorno, con Giorgetti, con Matteo Salvini, ha preteso un anno di rinvio, e in quest'anno c'era l'impegno a una riforma della giustizia complessiva all'interno della quale ci fosse un percorso, un iter dei processi così più breve da rendere la misura una misura non dannosa. Mi spiego? Perché se il processo è breve e si conclude, non serve più che si allunghi i tempi della prescrizione. I tempi della prescrizione sono una garanzia in presenza di processi lunghissimi, perché non finiscono mai le fasi, e vorrei riconoscere, e vorrei ricordare che è una barbarie dai tempi del ne bis in idem, dai tempi del diritto romano, che noi abbiamo gli appelli non solo in caso di giudizio di colpevolezza in primo grado, ma anche in caso di giudizio di innocenza. Cioè, cercate di capire, perché siamo così abituati al forcaiolismo che non ci arriviamo. Se la sentenza è di innocenza, vuol dire che il pubblico ministero, con tutti i mezzi di cui dispone, che sono molti rispetto alla difesa, non è stato in grado né durante l'istruttoria né durante il processo di dimostrare la colpevolezza. E allora basta, no? Sono innocente o comunque sono non colpevole. Finisce lì, perché se la misura degli appelli negli altri paesi vale per essere sicuri che lo Stato nel condannare non abbia difettato in garantismo rispetto all'individuo, perché l'individuo conta in una nazione, non conta più lo Stato, conta di più l'individuo, e l'individuo, così come va punito duramente, va anche garantito e protetto. Quindi noi abbiamo invece gradi di giudizio all'infinito, lunghezze di processi all'infinito, stabilite da una coesione infame, infame, da un ibrido infame tra magistratura giudicante e magistratura inquirente, che è la stessa carriera, gli stessi concorsi, una difesa che comincia vagamente dopo anni di collusione, di rassegnazione, a incazzarsi. Infatti l'inaugurazione, quanto abbiamo fatto, un quarto d'ora? L'inaugurazione dell'anno giudiziario è andata che a Napoli si sono ammanettati, a Milano, come è entrato Davigo, che avevano chiesto che non ci fosse perché Davigo è veramente una provocazione, si sono alzati e se ne sono andati gli avvocati. Qualche segno di vita si vede, e speriamo che voglia dire che questo paese comincia a svegliarsi dalla sbornia forcaiola, giustizialista, di plauso sempre ai pubblici ministeri, perché ci hanno ammazzato in questo modo. Hanno ammazzato la nostra economia, ma prima ancora hanno ammazzato la nostra cultura, la nostra capacità di respirare, di capire, di pensare. Ci hanno ammazzato. Va bene. Allora, tornando al discorso della prescrizione, quindi io attribuisco alla Lega le responsabilità che la Lega ha nell'aver fatto passare questa prescrizione, ma l'anno di tempo sì, serviva perché questa norma non fosse la bomba che è ora, per cui ora nelle mani di Bonafede. Allora, sulla carta sono tutti contrari, la vuole solo Bonafede e i 5 Stelle, e una parte dei 5 Stelle, una parte preponderante dei 5 Stelle, i quali nel frattempo sono un partito che forse è sotto il 10%. Come vi pare? Come la vedete questa cosa? Renzi dice: minaccio di non votarla. Non la votare, l'hai votata in passato, non hai fatto niente in passato contro queste cose. Non la votare, ora c'hai i magistrati addosso. Non la votare, non la far diventare però una forma di ricatto, perché ti facciano magari la legge elettorale come la vuoi tu, perché tolgano i minimi e cose di questo tipo. Vediamo che cosa succede nelle prossime settimane. Di sicuro abbiamo il voto per mandare a processo Salvini, perché ha fatto che cosa? Quello che Nordio dice essere il dovere di un ministro che fa parte di un lavoro collettivo, che è quello del Consiglio dei Ministri. Si chiama Consiglio dei Ministri, in cui c'è un presidente del Consiglio dei Ministri che è il vero responsabile. Quindi, in queste settimane passate, Carlo Nordio, ex magistrato molto competente, che non fa parte della banda dei Dracula, il vampiro, ha spiegato come questo processo non si regga, non stia in piedi. Comunque. Che lo sapessero, che non lo sapessero, che non l'abbiano. Non esiste la non condivisione. E allora io ieri sera, scherzando, a Stasera Italia ho detto: è il mio personale candidato a Presidente della Repubblica. Perché vi cito questa cosa? Vi cito questa cosa perché l'altro giorno
un collega molto bravo, brillante, uomo colto, che si chiama Massimo Del Papa, ha scritto per il sito di Nicola Porro un articolo su noi e gli inglesi, in cui con grande senso di rimpianto e di invidia citava la capacità che hanno avuto gli inglesi in questi anni di reggere un odio, un'avversione incredibile sulla storia della Brexit e di fare un primo referendum, di votare, di sostenere un dibattito parlamentare, insomma di riuscire. E naturalmente tutti citano la frase di Boris Johnson: noi abbiamo vinto Napoleone, vinto Hitler, ci potevamo far sconfiggere e governare da Juncker e dalla von der Leyen. Ecco, noi in realtà non abbiamo vinto né Napoleone né Hitler, non abbiamo finito una guerra, l'ultima guerra della parte in cui l'avevamo incominciata, e questo è un segno molto brutto per noi e che ci portiamo ancora dietro dopo tanti anni. Però Massimo Del Papa diceva, la frase era la seguente, la voglio, che è di un filosofo tedesco, di Fichte. La frase è la seguente, a me ha colpito molto e ve la voglio leggere. Dice: un popolo può ciò che deve, e se dice non posso è segno che non vuole. Mi ha molto colpito perché io non me la sento di dire che faccio parte di un popolo che non vuole ciò che invece in tanti chiedono tutti i giorni. E allora mi sono interrogata su questa mancanza di imperativo morale che sembra affliggerci, perché non possiamo ciò che invece io sono certa che vorremmo. E allora ho intenzione, anche a costo di polemiche dure, anche a costo di polemiche dure con gli amici, di castigare tutti quelli che sui social mi scriveranno: ma tanto non ce lo fanno fare, ma tanto non c'è niente da fare, ma qui, ma lì, ma su, ma giù. Ehi, ehi, è giusto, è così, un popolo può ciò che deve. E allora, guardate per esempio i francesi come stanno reagendo rispetto a Macron. Guardate i vigili del fuoco attaccati in quel modo dalla polizia, dall'esercito. Ecco, da quanto tempo sono in piazza i francesi e quante leggi gli hanno fatto rimangiare a Macron? Ecco, voglio dire, dimostriamo anche noi di essere capaci di mobilitazione pacifica, pacifica, e non soltanto di delega e lamento. Piove, governo, ladro. Questo governo è sicuramente ladro di speranza, è un governo manettaro, è un governo di tasse, è un governo che ci precipiterà, è un governo di straordinari incompetenti, però stare a casa a lamentarsi o dire come faremo, precipiteremo sempre di più, certo, precipiteremo sempre di più, farsi venire in mente di organizzarsi e fare qualche cosa, no? Cioè dalla base, come? Non lo so, però parliamone. E invece, rapidamente, ci sono commenti da leggere? Invece, rapidamente, questa storia dell'intervista a Bossi. Non so se l'avete letta, vale per tutti, credo, la risposta che ha dato Matteo Salvini da Palermo, dicendo: non è il momento né di dividerci né di fare polemiche, non è certo il momento di pensare che abbiamo sbagliato politica, nazionalismo, sovranismo. Se c'era uno che voleva la separazione del paese e la voleva in modo forte, è stato Bossi. Ma il problema è che Bossi arriva a Gad Lerner, gli fa due domande, lo stuzzica e il povero Bossi c'è cascato. L'operazione è infame, parliamoci chiaro. Bossi per la Repubblica è sempre stato un baluba, un nemico, e le corna sull'elmetto, e l'ampolla del Po, e il separatismo, e il fascismo, e fatela finita. Ma come vi siete ridotti? Ma come vi siete ridotti? Guardate le copie che non vendete più, fatemi il piacere, è veramente una cosa vergognosa. E allora, vediamo, ecco, sono riuscita a far sparire i commenti, adesso rispuntano, ecco. Allora, Graziano, noi italiani siamo capaci di protestare per il calcio quando ci tolgono i diritti? Pieghiamo la testa. Dobbiamo mobilitarci come i francesi, dice Luisella. Grazie, dice Aldo, ti seguo sempre, uno dei pochi baluardi contro i politici corretti, su quello ci può giurare. Gegè De Luca, da mesi io sostengo su Facebook, lo sostengo, svegliamoci, facciamoci sentire. Occorrono campagne di protesta e indignazione per sfiduciare l'inciucio di Palazzo, dice Ignazio. Vedo che siete sensibili su questo argomento, mi fa molto piacere. Bigiù Varese Online 24 ore, una delle giornaliste che dice la pura verità, grazie. Tania Ceccorulli, aspettiamo il momento giusto, consigli ne hai perché siamo stufi. Benny Toscano, buonasera Maria Giovanna, grazie per tutti i complimenti. Povero Bossi ci è cascato, dice Rosanna. E Stefano, pura provocazione da parte del sinistro.
E Lucia, hai ragione Maria Giovanna, bisogna organizzarsi e farci sentire, basta lagne. Io ci sto, bene. Vedo reazioni di questo tipo. Mi lascia senza parole il silenzio assordante del presidente. Voleva un governo solido, vi sembra solido? Riccardo, bisogna alzare la testa. Bene, ha molte risposte su questo. Nei prossimi giorni continuiamo a parlarne perché, attenzione, non vorrei trovarmi accusata di incoraggiare eversione e proteste di piazza. No, io dico che un popolo che è stanco ha mille modi democratici e pacifici per farsi sentire. Ce ne sono tanti, vanno studiati. E allora, Nordio l'abbiamo detto, mi è rimasto solamente da parlare, quanto ho fatto, Carlo, della storia, rapidissimamente, ma 25. me la devo raccontare, voglio chiudere con questa storia del dottor Mengele. Allora, Giulio Meotti, che è uno studioso di cose di ebraismo di grandissimo livello, ed è un grandissimo amico degli ebrei nel mondo, della loro diaspora, della loro sofferenza, della Shoah, e di Israele, e forse è questo che dà fastidio, che sia anche un grande amico di Israele. È uno studioso rigorosissimo, ha pubblicato libri in inglese, ha pubblicato negli Stati Uniti oltre che in Italia. Scrive un articolo che dice, non so, il titolo non so se l'abbia fatto lui, ma intanto il titolo dice, non solo un assassino, non solo vuol dire anzitutto un assassino. I grandi scienziati del tempo facevano una gara per lavorare al suo fianco. Ed l'articolo, che è uscito anche, ne è uscito uno analogo sul New York Times, racconta una nuova biografia del dottor Morte e dice: l'articolo su Mengele di Giulio Meotti, il Foglio, scrive Dago Spia, che oggi lo difende e meriti a Dago Spia, che è un sito senza echo chamber, senza pregiudizi, senza paura del politically correct. Non a caso ogni giorno fa come 10 giornaloni messi insieme di consultazioni e di clic, perché parliamoci chiaro, non è un caso. E dice: l'articolo su Mengele di Giulio Meotti, che ha subito la shitstorm, la tempesta di merda, della polizia di Twitter. Le anime che hanno gridato alla riabilitazione del mostro nazista solo perché nel titolo si dice non solo un assassino. I grandi scienziati del tempo facevano una gara per lavorare con lui. Accusare Meotti di antisemitismo è ridicolo, scrive Dago Spia. E il pezzo, cioè l'articolo, racconta la biografia scritta dal direttore del Museo del Patrimonio Ebraico di Washington, uno che gli ha dato la caccia a Mengele, non un amichetto, non un complice di Mengele, non un nascosto in Paraguay o a Bariloche in Argentina, che ha dato la caccia al dottor Morte, ma gli altri si sentono più titolati a dire cos'è nazista e cosa no. E segue, oltre all'articolo di Neotti che vi invito a leggere su Dago Spia, segue una serie di tweet, per esempio, di Giulio Meotti che, messo sotto accusa dai responsabili della comunità ebraica di Roma, Ruth Derughello, da quella di Milano, dell'onorevole Fiano, del PD e così via, e dai dei coltissimi esponenti dei 5 Stelle, capitanati niente po' di meno che da Virginia Raggi, sindaco per mancanza di prove contrarie, scrive: ai banali che non leggono e mi attaccano, il libro animato di cui scrivo sul Foglio e di cui si parla in America racconta come Mengele studiò con due Nobel, il più grande genetista del tempo, era pronto per la docenza e da Auschwitz mandò materiale all'università. Era scienza di morte, ma era scienza. Dove sta la... Ruth Dureghello ha scritto, ho chiesto di scusarsi perché devono dire che Mengele era solo un assassino. Voi capite quanto sono pericolosi, quanto sono miopi dichiarazioni di questo genere, che non c'entrano niente col ricordo e la perpetuazione della Shoah, ma solo del politically correct, solo del non desiderio che si discuta sulle cose, che si parli delle cose da tutti i punti di vista. Guardate, è veramente deplorevole. Scrive Alessandro Robecchi: guardi, banale, l'ho letto e ho trovato tutto piuttosto ripugnante. Benissimo, può andare a dirlo anche all'autore della biografia, l'ex direttore del Museo del Patrimonio Ebraico di Washington, che ha dato la caccia a Mengele. E poi seguono perché ci sono, perché la mamma di quelli è sempre incinta. Luca Bizzarri, il mio pensiero a tutti quei topolini che stanno sterminando per trovare una cura al coronavirus. E Giarrusso, quanto sei distratto, Luca, Dino Giarrusso, ora parlamentare europeo, ex Iena, uno di quelli che andavano a suonare i citofoni, i campanelli, accusare la gente senza nessuna prova, però adesso
fanno i puri e duri, no? Fanno i duri e puri dal Parlamento europeo dove sono approdati, grazie al loro forcaiolismo. Allora poi Salvini, se suona un citofono, è un campione di fascismo, e il povero Giulio Meotti pure. E scrive: oggi è il giorno in cui quei bravissimi ragazzi di quel giornale che tanto ami e che stranamente non ha lettori, paese riconoscente, ci dicono quanto fosse bravo Mengele, uno scienziato. Doc, del resto la scienza non è democratica, no? Mengele. Cioè, Dino Giarrusso si permette di dire che Meotti ha detto che Mengele era bravo. Vi rendete conto della gravità di tutto ciò? E ancora con questo chiudo, c'è la risposta di Cerasa, cioè Giuliano Ferrara si è risvegliato da quello che io chiamo il suo sonno profondo, quando perde il suo tempo a dire che io, Capezzone e Porro facciamo i comici. Forse sto facendo il comico anche oggi, difendendo il Foglio e difendendo Giulio Meotti, e lo ha difeso con grande durezza. E dice, vabbè, queste ci sono io, Maria Giovanna Maglie, Ruth Dureghello, ci tengo a leggerlo perché è la responsabile della comunità ebraica romana. Il Foglio ha sbagliato, l'ho detto al suo direttore, lo dico anche qui. Mengele era un assassino e niente altro. Scusarsi è la cosa migliore da fare. Ehi, i poliziotti del mondo non ci stanno, eh? Negli Stati Uniti c'è l'articolo, primo articolo del primo emendamento della Costituzione, che garantisce la libertà di pensiero, ma in qualche modo abborracciato, lo trovate anche nella Costituzione italiana, la protezione della libertà di pensiero. E dulcis in fundo, poi chiudo questo argomento che mi fa veramente girare le budella, Virginia Raggi: mentre a Roma abbiamo cambiato nomi a strade dedicate a chi ha firmato il manifesto della razza, Claudio Cerasa e il Foglio provano a riabilitare, attenzione, è roba da querela, un assassino come il medico nazista Joseph Mengele, angelo della morte di Auschwitz, che usava bambini come cave. Vergogna, perché quando dicono vergogna col punto esclamativo hanno detto tutto, hanno sostituito qualsiasi ragionamento. Guardate, questa brutta gente va mandata rapidamente a casa, perché è un pericolo per i nostri cervelli e per i cervelli dei giovani e giovanissimi. Chiudo con qualche commento e poi vi saluto. Mi sono anche un po' arrabbiata su questa storia, ma guardate che ce n'è ragione, credetemi. Oggi ci abbiamo avuto le sardine che chiedono scusa, Renzi che minaccia vestito da Steve Jobs, Mengele per un articolo onesto in cui si racconta una biografia, trasformato in il Foglio, e Meotti trasformati in difensori di Mengele, che altro c'è? Bossi trasformati in grande nemico dei Salvini? Ragazzi, no, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va. Io ritorno subito in vacanza, evidentemente. Raggi, che non sa amministrare, deve solo andare via, dice. Gli sta facendo un complimento Luciano: spesso la società civile è più chiusa del bifolco, mio nonno diceva sempre. E poi Scarpe Grosse, Cervello Fino, Caterina Zafferri: mio Dio, Virginia Raggi, va bene a tappare le buche col badile. Lidia Epifani: denunciamo Mattarella, ma ascolta il popolo. Rosanna Soldati: grazie. Volevo vedere se c'era qualche cosa su questa cosa prima di chiudere. Anche un po' di più, siamo italiani, Raggi. Gli stai facendo solo un complimento, perché è proprio una persona che non tollero, con quella barba, ce l'ha anche dopo Giarrusso, ma io non faccio mai notazioni personali che riguardino il fisico, il modo di parlare. Io mi riferisco alle cose che vengono dette quando sono molto gravi. Lo spero anche io. Parliamo di Sanremo, partecipa Tiziano Ferro. Vabbè, pazienza, se a lei piace Tiziano Ferro ce ne faremo una ragione, cara amica. Davide Grossi: questa gente andrebbe rimandata a scuola. È vero, è proprio così. Ti vedremo da Porro? Questa sera no, ma nelle settimane scorse ci sono sempre stata. E ci vado molto volentieri, perché è una buona trasmissione, Quarta Repubblica. Mauro Enrico: buona serata, bravissima Giovanna, grazie. A casa, d'accordissimo con te. E infine, oltre ai saluti e ringraziamenti, pretendere che sappiano anche ragionare mi sembra veramente poco. Sentiamo Iole: si studia poco e si parla troppo, e alla fine sembra di vivere in un incubo. Beh, a sentire quello che abbiamo detto oggi, un po' sembra di vivere in un incubo, ma io preferisco trasformare gli incubi in sogni. Io preferisco, ho sempre preferito l'ottimismo della volontà. Bene, appuntamento è mercoledì, a un'ora che vi farò sapere. Vi ringrazio, buona serata, ciao.